esattamente come accade che quello che noi vediamo sulle passerelle delle sfilate durante la Fashion Week che poi si trasforma in tendenza, è esattamente cosa diventa nel mass market? Come lo vediamo? Bene, se vuoi scoprirlo, ma soprattutto se vuoi sapere quali saranno le 10 tendenze più influenti nella primavera estate 2022, sei nel posto giusto per scoprirlo, perché adesso te le spiegherò. Io sono JB, questo è il mio canale e mi occupo di fashion, lifestyle and beauty. Sembra tipo una promozione pubblicitaria. Iniziamo subito. La prima è la micro jupe. Cos'è la micro jupe? È una minigonna che al posto di essere una minigonna è una microgonna. Letteralmente si toglie tutto il tessuto possibile e immaginabile, si mostra tutto quello che si può mostrare. Semplicemente è una minigonna a vita bassa, molto 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 corta. A vita bassa. Comunque, dove la vediamo? La vediamo sulla passerella di Miu Miu, ma anche in trendy per Versace, che è la tipica e classicissima su Chanel, che secondo me non perde mai l'eleganza. Cosa ne pensiamo? Non lo so se lo posso dire veramente. Mi spaventa molto la vita bassa perché bisogna avere un fisico perfetto e soprattutto mi spaventa un po' che il ritorno agli anni 2000 faccia ritornare anche i canoni estetici degli anni 2000, quindi la pancia piattissima senza neanche un filo, cioè proprio l'addome scolpito alla Taylor Mega, che manco me lo fossi rifatta. That's sad. Ok, passiamo però alla seconda tendenza per rallegrarci un po', perché questa è una vera figata, ve lo giuro. Parliamo del... Si può aggiungere l'effetto sotto? Power blazer! Allora, power blazer, che cos'è? È un blazer con una nuova silhouette, cioè abbiamo delle spalle molto molto accentuate e una vita stretta. Ok, quindi spalle esagerate e vita molto stretta per dare questa forma, diciamo, a clessidra. E adoro, sinceramente sto adorando, perché comunque rimane l'oversize, però accentua la vita e secondo me è una figata, perché non a tutti serve l'oversize. Mentre una cosa che ti dà, diciamo, una vita stretta anche se non ce l'hai. Grazie, grazie, ci voleva tanto, ci voleva tanto. L'abbiamo visto da Yves Saint Laurent, Versace e Dolce & Gabbana. Next one. La terza è una tendenza che mi affascina da morire, che vorrei tantissimo poter fare mia, ma purtroppo non è molto il mio stile. E parliamo del haut de bal gothique. Perdonate il mio francese, faccio schifo, nonostante io l'abbia studiato al liceo per ben 3 anni. Il gotico, ragazzi! Il gotico, torna allo stile gotico. Ma non siamo emozionati? Io sono emozionatissima. Allora, lo stile gotico che cosa prevede? Si tratta di abiti lunghi e vintage, abbiamo i cappelli tipo con le piume, molto eccentrici, i colori sono tutti colori scuri, colori freddi, quindi nero, le sue sfumature, oppure se vogliamo andare sui colori abbiamo il bordeaux, il viola, i tessuti dei vestiti sono il velluto, il raso, i gioielli sono principalmente metallici, oppure in oro bianco. Abbiamo simboli come la croce gotica, dai, l'avete vista in giro, ormai è già una tendenza che si sta affermando, si sentiva già l'aria, tutte quelle collane con la croce gotica, stupende raga. I guanti sono un accessorio molto molto amato, gli abiti sono sempre abbelliti e decorati da pizzo piuttosto che tessuto trasparente nero. Insomma, abbiamo capito, uno stile favoloso, peccato che io sia autunno e quindi non regga per niente colori freddi. Però amo, raga, io amo questa tendenza, veramente, l'adoro. Ci sono altri elementi che secondo me sono fighissimi dello stile gotico, che è uno stile che arriva dall'epoca vittoriana, dalla moda vittoriana, dalla Victorian Age, con la regina Vittoria, un momento fantastico di sviluppo nella nostra storia per quanto riguarda la cultura, abbiamo visto anche per la moda e per tantissimi altri aspetti. E un altro elemento essenziale sono i corsetti, che abbiamo già assaporato, ci siamo già goduti in questi ultimi 2 anni e adesso di nuovo torneranno super in hype. Il gotico è proprio un richiamo al futuro post-apocalittico, quindi un futuro che il giovane vede senza speranze, perché stiamo rovinando un mondo che ci dà così tanto ed è così bello solo per i nostri stupidi interessi
economici, ma this is capitalism, benvenuti nel capitalismo, ed è una forma di ribellione espressa anche nella moda che io trovo troppo affascinante, cioè vi giuro sono innamorata. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Sulle passerelle, questo ritorno del gotico l'abbiamo visto da Comme des Garçons, con questo abito, da Balenciaga, sì, ma anche da Louis Vuitton. E non solo, questi sono alcuni esempi e basta. Io ho comprato, non ho resistito, ho comprato un vestitino, in realtà per andare a ballare la sera, però che si rifà a questo stile, soprattutto alla Vant Apocalypse o Subversive Basic, come lo volete chiamare, ed è fighissimo secondo me, guardate che bello. Indossato rende tantissimo. Prossima tendenza, non la si può odiare, nessuno la può odiare, parliamo del monochrome, ovvero i look monocromatici, richiamo ovviamente un look minimalista. Il minimal nella moda arriva circa alla fine degli anni 80 con Helmut Lang, uno stilista. Cosa succede in questo periodo? Succede che ci si vuole distaccare il più possibile da tutta quella sensualità esagerata del passato, quindi dei corsetti super stretti degli anni 30, dalle minigonne, i tubini degli anni 60. Si vuole qualcosa di sterile che rompa proprio con il passato, e quindi arriva appunto il look minimalista nella moda. Cosa succede? Il look minimalista è un look senza tempo, è una sicurezza, una garanzia da portare in passerella, quindi è veramente una cosa che viene proposta e riproposta, ma noi la adoriamo, no? Fatti vedere quanto sei bello! Fatti vedere quanto sei bello! Perché miagoli? Povero Ciccio, maltrattato. Comunque i look monocromatici hanno un'eleganza e una finezza che secondo me è suprema. Lo vediamo ad esempio in Hermès, in Fendi e anche in Alexander McQueen nelle sfilate. E la figata è che è anche un po' over, un po' sporty, però rimane comunque molto chic. Quindi quel casual chic lo troviamo tantissimo nei look monocromatici. La prossima è un'altra tendenza che potrebbe spaventare un pochettino, a me un pochettino sì, cioè la amo, però sincero non so if I feel confident enough to wear it, si tratta della lingerie apparente. Cosa significa la lingerie? Che si vede, cioè finora abbiamo visto la lingerie apparire nella moda come vedo non vedo, cioè un tessuto un po' trasparente sotto il quale si intravede un reggiseno lipizzo o comunque un reggiseno. Adesso il nostro top non andrà più a coprire il reggiseno, ma sarà il reggiseno stesso il nostro top, e non solo, perché abbiamo anche una lingerie apparente per il pezzo di sotto, ovvero un pantalone a vita bassa dal cui spunta una mutanda. Un po' tamarro, però carino, ci piace, cioè io adoro tutto, cioè mi piace tantissimo. I don't know, ripeto, se sono confident enough, però lo adoriamo. Vi faccio degli esempi, sempre per la passerella, abbiamo Givenchy, abbiamo Chanel e abbiamo anche Dolce & Gabbana. Cosa ne pensate? Vi piace? Passiamo alla next one. Next abbiamo il color block. Che cos'è il color blocking? È una tecnica di abbinamento di colore. Ci sono i buchi! Mi ha bucato! Ingrato di un gatto, ma pinto. Si tratta di mettere in contrasto delle palette di colori. Lo vediamo nel 1965 su una passerella di Yves Saint Laurent con questo tubino magnifico diviso per quadri con blocchi di colori in contrasto tra loro. Come la vedremo quest'anno? Quest'anno la vedremo tantissimo con l'arancione, il mandarino diciamo, con il candy pink, quindi il rosa, rosa arancione, ma anche con il blu lavanda, quindi stiamo adorando. Abbiamo Tom Ford, Dior, tendenza numero 7 sono le catsuit tagliate, cioè il cutout. Il cutout sono tagli e luoghi del nostro corpo scoperti, che non dovrebbero essere di solito scoperti, spacchi vertiginosi, questi tagli ad esempio tantissimi sui fianchi, li vediamo,
ma tutti adesso i rumori, i vestiti con i buchi tutti qui, anche quello che mi hai fatto vedere prima del gothic riprende anche questa tendenza del cutout. Sulle passerelle lo vediamo con Saint Laurent per Anthony Vaccarello, con Balmain, raga, quanto è figo, cioè obiettivamente quanto è figo questo vestito. Comunque, next tendance, abbiamo il sorbet è il color sorbetto, quindi per l'estate andrà tantissimo, colori molto delicati, molto freschi, che ricordano appunto il sorbetto, come ad esempio l'azzurrino pastello, il lilla molto chiaro, abiti molto ampi, leggeri. Vediamo ad esempio con Giorgio Armani o anche con Prada. Questa, raga, mi fa impazzire, ok? La primavera estate 2022 ci porta una innovazione della decade degli anni 60. Sì, anni 60. In particolare quello che andremo a prendere dagli anni 60 saranno il tailleur jupe, quindi il tailleur con la gonna, soprattutto con colori molto pop e monocromatici. Ad esempio vi mostro Moschino, vi mostro Dior, ma anche un Michael Kors. È un momento di grandissime insurrezioni studentesche, è un momento in cui ci sono stati tantissimi cambiamenti, tantissime innovazioni, è stato il momento del primo sbarco sulla Luna, c'era l'opposizione alla guerra del Vietnam, c'erano tantissimi contesti sociali molto importanti e soprattutto molto sentiti dai giovani. Per questo si vuole una svolta, si vuole un punto, diciamo, di rottura rispetto al passato, ci si vuole distaccare, poiché i giovani cercano di rivendicare quella che era una libertà negata. E la moda non è più solo haute couture, però si vede proprio che si afferma dal basso. Un concetto che prende piedi nella moda degli anni 60 è il mix and match, quindi mixare e combinare stili differenti, colori differenti. Gli accessori di quegli anni sono favolosi, sono principalmente in plastica colorata, abbiamo questi occhiali tondi e grandi, molto colorati, i tipici foulard degli anni 60, queste borse grandi. Insomma, lo stile anni 60 è proprio, io personalmente lo amo, è un'icona e quindi sono contentissima di rivederlo nelle tendenze di questa primavera estate, semplicemente anche solo con i tailleur. Ultima tendenza che sono qui a raccontarvi è il crystal clear, vi metto subito le foto, ad esempio questo sulla passerella è Burberry, poi c'è anche Amy e l'abbiamo visto tutti in quel posto di Chiara Ferragni terminale con la magliettina nera trasparente, tutto trasparente e i due bottoni d'oro a coprire i capezzoli, quindi abbiamo anche qui visto che è una tendenza che si stava già pregustando. Semplicemente si tratta di cristalli, trasparenza, scintille, è un trend molto molto vivace, molto frizzante per l'estate e vi giuro, se andassi al Coachella lo indosserei, però personalmente è l'unico momento in cui potrei indossarlo perché lo amo, sinceramente lo amo. E basta! Siamo giunti alla conclusione di questo video, vi aspetto sul mio canale con un nuovo video in cui parliamo di moda, in cui parliamo di lifestyle, beauty e come sempre vi tengo super super aggiornati su tutto, anche nelle mie storie Instagram e quindi seguitemi anche lì. E niente, mi ha fatto molto piacere se siete arrivati fino a qui, grazie di aver guardato questo video, io vi mando un bacione gigantesco. Al prossimo video.